Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare EdgeTX su Radio Tararis o multiprotocollo. Per chi non conoscesse EdgeTX, si tratta di un sistema operativo che nasce come fork di OpenTX. Questo significa che ha le stesse funzionalità del progetto originale, ma aggiunge alcune novità che mancano OpenTX. In primo luogo il display touch è pienamente supportato per quelle radio compatibili, come ad esempio Radio Master TX16S, FlySky Nirvana o altre. Inoltre abbiamo la modalità 1-bit per moduli come Crossfire ed Express LRS. Questo risolve il problema della telemetria su radio QX7 ACCST e prime versioni di X9D. Ho già realizzato un tutorial specifico su come attivarlo, se vi serve lo trovate linkato in descrizione. Infine, per quanto riguarda l'uso dei vari simulatori, in linea di massima EdgeTX funziona meglio, offrendo un collegamento più stabile e privo di latenza. Al di là di questo, se state valutando di aggiornare OpenTX sulla vostra radio, tanto vale installare direttamente EdgeTX, anche perché sembra che al momento questo software abbia uno sviluppo più attivo, a differenza di OpenTX che ultimamente procede a rilento. Prima di iniziare però vediamo di rispondere ad alcune domande che si fanno spesso quando si parla di cambiare OpenTX con EdgeTX. Infatti molti si chiedono se si perdono i modelli creati, le impostazioni e se è necessario fare nuovamente il bind con le riceventi. La risposta è no. Passando da OpenTX a EdgeTX non si perdono i modelli, non è necessario riconfigurare la radio, così come non si deve rifare il bind con le riceventi. Prima di iniziare ho verificato personalmente con un modulo Crossfire, un modulo Express LRS ed una ricevente FrSky XM Plus e vi confermo che cambiando sistema operativo, modelli, bind e impostazioni sono rimaste inalterate. Tuttavia se volete stare più tranquilli potete fare un backup dei modelli tramite Companion. Ho già realizzato un tutorial su come fare, anche questo lo trovate linkato in descrizione. Per quanto riguarda i contenuti della microSD, questi andranno sostituiti, quindi se avete file personalizzati come voci custom o firmware che volete conservare, dovete fare un backup della microSD, anche perché questa comunque andrà formattata. Iniziamo scaricando il software, ci serviranno l'EdgeTX Flasher e l'Impulse RC Driver Fixer, in descrizione vi lascio il link su dove scaricarli. Partiamo con l'Impulse RC Driver Fixer cliccando qui per scaricarlo. Ora passiamo all'EdgeTX Flasher, qui troviamo le varie versioni per i vari sistemi operativi. Io ho Windows, quindi scarico il .exe. A questo punto siamo pronti per installare i driver della radio con l'Impulse RC Driver Fixer. Questa operazione va fatta solo la prima volta, per futuri aggiornamenti non sarà più necessario farla. Per aggiornare i driver DFU la radio deve rimanere spenta. A questo punto avvio l'utility Impulse RC Driver Fixer. Con la radio spenta collego il cavo USB. Perfetto, i driver sono installati. Ora che i driver sono installati posso procedere all'aggiornamento della radio, anche per EdgeTX deve rimanere spenta. Quindi la lascio collegata al cavo USB e avvio il programma. Clicco su Install EdgeTX e scelgo l'ultima versione disponibile, quindi faccio Next. In questo menu a tendina scelgo la mia radio. In questo tutorial sto usando una QX7, ma tutti i passaggi che avete visto finora sono validi anche per gli altri modelli supportati. Come vedete non mancano le radio più recenti e utilizzate per FPV, voi semplicemente scegliete la vostra. Ok, posso cliccare su Flash Firmware. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto è venuto il momento di creare i contenuti della microSD, a tal proposito è necessario rimuoverla dalla radio e collegarla al PC tramite adattatore. Scegliamo la radio sulla quale usare la microSD,
Qui scegliamo il pack delle voci, per me italiano va bene. E infine lo script da scaricare, io vi li consiglio tutti perché possono tornare sempre utili. Infine scegliamo il percorso della micro SD, nel mio caso F. Gli sviluppatori consigliano di cancellare la micro SD prima di scaricare i contenuti, quindi nel caso abbiate altre memorie USB collegate al computer, fate attenzione a scegliere il percorso giusto. In ogni caso i modelli e le impostazioni non verranno cancellate, ma come ho detto prima, se avete altri file personalizzati che volete salvare, fate una copia di sicurezza sul vostro PC. Molto bene, anche i contenuti della microSD sono stati creati, posso rimetterla nello slot della radio. Ok, ci siamo, con l'aggiornamento finito posso fare la prima accensione della radio. Al primo avvio potreste ricevere questo messaggio d'errore, non preoccupatevi perché è una cosa normale che capita solo la prima volta. Premete Enter per continuare. Molto bene, come vedete ho ancora i modelli che avevo creato con OpenTX e posso confermarvi che le riceventi sono ancora bindate, quindi possiamo dire di aver finito. Prima di concludere, come abbiamo visto, GTX si installa tramite Flasher, tuttavia per chi ne avesse bisogno è disponibile anche il companion specifico per GTX. Il link lo trovate insieme agli altri in descrizione. Da qui avete tutta la gestione classica della radio e all'occorrenza potete usarlo anche per installare il firmware. Questo però deve essere creato tramite Flasher, quindi secondo me tanto vale installarlo direttamente dal configuratore come abbiamo visto prima. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.